Dottor Panunzio, che cosa vuol dire kintsugi? Allora, kintsugi è quell'antica arte orientale di riparare i cocci attraverso l'oro. Ecco, abbiamo utilizzato questo nome proprio perché il nostro intento è quello di inserirci all'interno delle crepe e ricucire, restaurare quelle crepe proprio attraverso l'oro, quindi impreziosire, agire lì dove ci sono delle difficoltà, ci sono delle povertà, dove c'è difficoltà. Voi vi siete occupati di povertà educative. Tra le tante forme di povertà educative presenti nel territorio, ve n'è una che è particolarmente preoccupante a vostro avviso? Noi innanzitutto siamo una serie di realtà dell'ambito, dalle cooperative che già insistono, Padre Pio, mi viene Nuova Alba, che già insistono sul territorio da anni, dalle associazioni della Misericordia di Ortanova e anche dall'associazione Non Solo Social. Sono tutte realtà che oramai insistono sul nostro territorio attraverso una serie di attività come la povertà appunto educativa, del quale il progetto si occupa, ma anche attraverso quelle che è il sostegno all'apprendimento. Riteniamo che una formazione sia fondamentale ai fini di rendere questi ragazzi più liberi di capire e di intendere ciò che avviene all'interno della società. Ecco, il progetto che prevede già interessa già più di 120 ragazzi, ci sono più di 20 operatori, ci sono una serie di attività dallo sport al teatro, attraverso il gioco, ecco, anche attraverso il gioco, un grande strumento che ci permette proprio di andare a elaborare quelle che sono le iniziative più importanti e quindi al fine di andare a proprio insistere su quelle crepe di cui parlavamo all'inizio.